Bentornati sul nostro canale. Quest'oggi vedremo la torta morbida alla ricotta. Una torta che ha pochi ingredienti ed è molto semplice da preparare. Ha una consistenza umida, quasi cremosa. Andiamo a vedere gli ingredienti. 100 g di farina, 500 g di ricotta, un uovo medio, 120 g di zucchero, 140 ml di latte, una scorza di limone e dello zucchero vero per decorare. E le gocce di cioccolato. Andiamo a vedere la preparazione. Allora, per partire con la preparazione, tutti gli ingredienti devono essere a temperatura ambiente. Quindi prendiamo una ciotola e il nostro sbattitore. Mettiamo dapprima la ricotta e lo zucchero e attiviamo lo sbattitore a una velocità media, velocità che terremo costante via via che andiamo a inserire gli altri ingredienti. Lo lavoriamo fino ad ottenere una consistenza molto molto cremosa. È molto importante questa fase iniziale perché dobbiamo lavorarlo molto, perché all'interno del nostro composto si deve incamerare parecchia aria in maniera tale da dargli una consistenza molto cremosa. Dopodiché andremo ad aggiungere l'uovo precedentemente aperto in un piatto e sbattuto lentamente. La velocità dello sbattitore lo terremo sempre costante. Una volta messo tutto l'uovo andremo ad aggiungere il latte a filo. Anche in questo caso la velocità dello sbattitore la manterremo costante. Ora tocca alla farina. Per aggiungere la farina riduciamo la velocità dello sbattitore, che lavori in maniera più lenta, mettete pure la velocità minima e utilizziamo un cucchiaino per unire lentamente la nostra farina. Ora tocca alla scorza di limone che andremo ad aggiungere al nostro composto. Fatto questo, continueremo a lavorare sempre alla velocità lenta per qualche minuto ancora il nostro composto, facendo sì che tutti gli ingredienti si amalgamino ben bene. Ora tocca le gocce di cioccolato. Le gocce di cioccolato le andremo ad unire con una paletta di plastica, quindi fermiamo il nostro sbattitore e uniamo le gocce di cioccolato. Il movimento che dobbiamo fare per unire il nostro cioccolato è dal basso verso l'alto. Una volta fatto questo, prendiamo una teglia diametro 20-22, la imburriamo e la infariniamo e andiamo a versare la nostra torta. Ora non ci resta altro che infornare. Inforniamo in un forno già preriscaldato e ben caldo a 175, massimo 180 gradi. Il tempo di cottura è di 40 minuti. Una volta trascorsi i 40 minuti, sforniamo e lasciamo raffreddare. Una volta raffreddato, possiamo servire la nostra torta morbida cosparsa di abbondante zucchero a velo. Speriamo che questa ricetta vi sia piaciuta, quindi cliccate su mi piace e iscrivetevi al canale per vedere tante altre sfiziose ricette. Buon appetito da Max e Cocco!